Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere tre ricette, tre idee per preparare la pasta, quindi tre idee di condimento per la pasta. Sono tutte e tre velocissime, molto semplici e, che ve lo dico a fare, buonissime. Iniziamo subito. Iniziamo dalla crema di peperoni. Io mi sono già portata avanti con il lavoro perché ho lavato i miei peperoni e li ho tagliati a pezzettoni. Non c'è bisogno di essere precisi perché poi frulleremo tutto. Vado ad aggiungere anche un pochino di cipollotto, potete mettere la cipolla normale anche dello scalogno se vi piace, e ci andiamo a mettere dentro tre patate piccoline. Spezziamo quindi adesso dentro le nostre patate, anche queste le vado a fare a pezzettoni come i peperoni, in questo modo cuoceranno anche in fretta. Adesso non ci rimane che aggiungere l'acqua, la metto abbondante perché le verdure dovranno cuocere bene, e aggiungiamo anche il sale. Mettiamo sul fuoco coprendo con un coperchio e lasciamo cuocere finché le verdure non saranno completamente ammorbidite. Nel frattempo mettiamo a mollo gli anacardi secchi. Gli anacardi ci serviranno a dare una cremosità in più alla crema che poi faremo con le verdure. Li lasciamo quindi a mollo il tempo che le verdure andranno a cuocere. Le verdure sono cotte, come vedete è avanzata un pochino di acqua e questa è la quantità perfetta, per frullare poi e far diventare tutto quanto una crema, quindi possiamo spegnere. Nel caso l'acqua si fosse asciugata del tutto, non preoccupatevi perché poi basterà aggiungerne un pochino quando andrete a frullare. A questo punto possiamo frullare tutto quanto, quindi vado a mettere in un contenitore le verdure. Gli anacardi ammollati, andiamo a mettere mezzo spicchio di aglio e l'olio e possiamo frullare. Ho condito la pasta cotta con un pochino di crema. E adesso posso impiattare. Guardate che colore meraviglioso, poi non vi posso raccontare il profumo perché lo dovete fare per capire, è davvero davvero spettacolare. E io la completo aggiungendo sopra un altro pochino di questa crema meravigliosa. Fogliolina di basilico e il piatto è pronto. La seconda ricetta è il pesto alla trapanese, un pesto davvero squisito e velocissimo perché vi ci vorranno 2 minuti di numero, per prepararlo. L'ingrediente principale è il basilico che noi andiamo a prendere subito sul mio balcone. Andiamo a mettere nel frullatore il basilico. Questa non è la ricetta proprio originale del pesto alla trapanese, ma è un po' la mia versione. Anzi, se magari anche voi lo fate, scrivetecelo nei commenti la vostra ricetta, quella della vostra famiglia, perché sono curiosissima, questi pesti li adoro, quindi se avete anche delle altre versioni sono molto curiosa. Andiamo a mettere dentro le mandorle che io ho, spellato. Vado a mettere anche uno spicchio d'aglio, in realtà ne andrò a mettere metà perché, come sapete, non amo molto il sapore, però voi mettetelo intero tranquillamente. Andiamo ad aggiungere la salsa di pomodoro, a volte metto anche la polpa e devo dire che la preferisco ai pomodorini freschi perché lascia un sapore meno acidulo. Vado ad aggiungere l'olio, il sale. Assaggio sempre di sale, in caso lo vado subito a rimettere. Quanto è buono! Questo, mamma mia, ragazzi, è buonissimo! È in assoluto il mio pesto preferito, cioè proprio me lo mangerei così a cucchiaiate, ma ti serve per la pasta, quindi adesso lo vado subito a mettere in frigorifero. Anche in questo caso ho condito la pasta con qualche cucchiaiata di pesto e possiamo impiattare.
fogliolina anche qui e il piatto è pronto. Terza ed ultima ricetta, andiamo a preparare una pasta con le zucchine, semplicissima, anche in questo caso vi basteranno davvero pochissimi minuti per prepararla ed è squisita. Sopra ci metteremo anche delle mandorle tostate croccanti che danno davvero una svolta alla pasta. Allora, iniziamo subito preparando le zucchine. Vado a togliere il torsolo in alto e le vado a tritare a julienne utilizzando il nostro classico Moulinex. Come al solito il link per acquistarlo online su Amazon ve lo metto sotto nella descrizione. Nel caso non aveste il Moulinex o un altro elettrodomestico per preparare in fretta le verdure julienne, potete utilizzare una di queste grattugie, anche questa la trovate comodamente online, anche di questa magari vi mettiamo il link per trovarla, oppure all'IKEA, insomma nei supermercati si trovano un po' dappertutto e hanno tante lame e potete farle con questa. Andiamo a tritare anche il cipollotto, a me piace tantissimo il sapore dei gambi perché mi dà un sapore più delicato e lo vado a tritare velocemente con le forbici. Lo rifaccio davvero in un attimo. Andiamo a mettere quindi zucchine e cipollotto in una padella antiaderente. Aggiungiamo una bella presa di sale e un giro d'olio. Mescoliamo velocemente. Non serve aggiungere acqua perché basterà quella proprio della cottura delle zucchine che uscirà grazie al sale. A questo punto copriamo e lasciamo cuocere. Intanto andiamo a tostare le mandorle che ho semplicemente spezzettato. Vanno bene anche dei pinoli o dei pistacchi. E li andiamo a mettere in una padellina. Attenzione perché potrebbero bruciare rapidamente, quindi per 2 o 3 minuti state qua sul fuoco e muovetele spesso. Le nostre zucchine sono pronte, come vedete hanno questa consistenza leggermente cremosa ed è la consistenza ideale. È una ricetta davvero semplicissima, però vi garantisco che è molto molto sfiziosa. Ho scolato la pasta e l'ho messa direttamente nella padella, adesso alzo un po' il fornello e posso mantecarla. A questo punto, volendo, potete aggiungere altri ingredienti, altre spezie, aromi, anche magari del formaggio se lo utilizzate, insomma quello che vi piace di più. Io sinceramente la lascio così semplice perché devo dire che mi piace molto. E possiamo impiattare. Completiamo con le mandorle tostate. Io qua abbondo sempre. E il piatto è pronto! Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace così ne arriveranno tanti altri. Vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!